Ho sempre avuto quel hobby per le campane, già da Mi piccolino racconti, mi racconti. andavo di nascosto sul Qui campanile, a sì, Paloscolo. sempre qui a Palosco. Poi quando ho avuto una certa età, 8-10 anni, poi mi avevano coinvolto anche a suonare le campane. Purtroppo però ero molto osteggiato in famiglia, non Non volevano, volevano che le suonassi. assolutamente no. Come mai? Ah, non lo so, chi lo sa il perché. Allora facevo tutte le fughe strategiche e studiavo tutte le strategie per andarci. Mi avevano proibito, sai, alla sera c'era, al Glorio si scioglievano le campane, a letto. Non abitavo in paese però. Allora sono stato lì buono, buono, tranquillo. Quando quasi quasi era l'ora, mi sono calato dalla grondaia del primo piano e poi sono andato a suonare le campane. Poi sono risalito di nuovo. Non si sono accorti. E No, quella lì è andata franca. Tante volte purtroppo si accorgevano. cosa dicevano quando Erano tornavi? rimproveri a più non finire. Come mai? Ma Non chi si lo sa il perché? immagina. Non lo vedevano di buon occhio. Ed erano cristiani praticanti, non è che fossero ostili. Ma non volevano, ma no, ti impicci in cose che poi ti complicano la vita, non hai più un giorno libero, perché allora non concepivano che poi sarebbero state automatizzate, e quindi non hai più un'ora, non puoi più allontanarti, sei sempre inchiodato qui. Persino, poveretto, il campanaro, scusa, ma aveva supplicato di sostituire una domenica e aveva una figlia maritata a Varese, così aveva anche lui un giorno libero. Ma ho dovuto faticare per ottenere il permesso. A quanti anni ha cominciato a Ma ne suonare? avevo 8-9, sì. Ma però già a 12 anni suonavo già a concerto, tiravo in piedi, tutte queste. Perché da noi siamo in diocesi di Brescia. Allora, qui di Bergamasco facciamo solo la scala, si bottano tanta, tanta. Poi tutte sono ambrosiane, sono quasi tutte quelle che fanno loro sul Bergamasco, il preosto, un mio mi chiama, tutti quegli intrugli lì, noi non ne facevamo per niente. Che tipo di scale facevate? La scala tonica, dalla piccolina alla grossa, e si sincronizzavano la prima con la terza, la terza e così via di E le seguito. altre scale invece che scale? Dopo si faceva il rovescio, quelle non si sincronizzavano, erano tutte ambrosiane, poi si facevano quelle incrociate, noi in Do maggiore si partiva col Mi, Fa, Sol, Re in 5, poi c'erano quelle in 8, il Mi, il Do, ma erano complesse, purtroppo non ho Non se le registrato, ricorda, no, sì, me le ricordo, non ho se le la ricorda un po'. registrazione per niente. Dunque, si partiva dalla piccolina, noi le chiamavamo a rovescio, l'ottava, la settima, facciamo per semplificare la prima, la seconda, poi la terza bottava la prima, poi la quarta bottava la seconda, fino E all'ottava. invece le altre scale, quelle ambrosiane, Dunque, come... dopo le scale ambrosiane invece si distanziavano, non si sincronizzavano più, era ancora la prima, la seconda, poi la prima terza, la seconda quarta, così. Poi c'era la scala rovescia che si partiva dal Do andando in su fino al Do alto, e poi ce n'erano ancora tantissime, si incrociavano all'infinito, si faceva la terza, la tonica, la seconda, però. E quella lì se le Se ricorda? vado a prendermi gli Ecco, scalpelli, vi chiedo scusa. volentieri, no, no, volentieri. Un attimo. Se riesco a ricomporre il dramma. Vediamo. Sono in Mi. Sì, non Ma so. un'intonazione casuale o l'ha studiata? No. Palpettando gli scalpelli. Sono riuscito a ricavare questo. Come mai? Proprio gli scalpelli ha Perché preso? hanno un suono, essendo in acciaio. Che ho visto, stavo sbagliando. Normale. Capito. Non è un granché, dato il mio livello agricolo, non potevo fare di meglio. Papà era muratore e aveva una serie infinita di scalpellini, scalpelloni, scalpellacci, martelli. E io, Li pian pianino, usava. li
Poi ho anche una foto di quando ero diciottenne Sì. con i campanari storici. Ecco, ecco, Era novembre del 65. Sono padre e figlio, uno è Macetti Francesco, è dell'890 ed è morto del 67. Questo è del 912 ed è morto dell'84. In che anno sono state messe elettriche le Ma campane? dunque del 77. E poi le hanno rifatte del 20 anni dopo, no, 19 anni dopo, del 96. 96. Sì. E ora è un ventennio che sono, che non hanno più La tastiera non c'è più. No, l'avevo recuperata io in rudimentale, poi quando l'hanno ristrutturata la seconda volta è sparito tutto. Perché la prima volta che le avevano elettrizzate, avevano lasciato anche le corde. Abbiamo tolto la tastiera perché ingombrava per i passaggi e poi io ne avevo fatto un'altra. Sì, L'aveva messa su per suonare. e si suonava ancora. Poi ultimamente poi è sparito tutto. Hanno tolto tutto. Sì, purtroppo Hanno tolto tutto. è andata così. C'era una bella compagnia di tutti i ragazzotti, era uno spettacolo. Poi si suonava proprio come quando si suonava con le corde, si era alla base del campanile, si apriva la porta. E si era in fase, si era aperti al pubblico, La come si gente dice. entrava, veniva a E vederli. si faceva. E oramai eravamo rimasti gli ultimi, poi è finito anche Mi fa vedere com'erano queste quello. scale Allora, qua a noi suonare così. facevamo la bergamasca solo la scala. Sì. Poi c'era, dopo era tutto ambrosiano, con 5 si faceva. Poi c'era con 8 che si facevano. Siccome La andavano scala no, bastava le prime due, poi si chiamavano tutte. Invece le altre sì, si chiamavano. C'era chi le chiamava. D'Allegrezza, e le suonate invece a, come le chiamate qui a festa, d'allegrezza, come le aveva imparate da do chi? questi, quelle più frequenti. Ne suonavano tante? Originari da loro ce n'erano due o tre. Poi si suonavano tutte quelle liturgiche, Ave Maria di Ah, Lourdes, capito. il nome dolcissimo, Miracolo Popolo non veniva, e tante altre. Poi tutte quelle natalizie, le Ah, tipiche ecco. pastorali di Natale, quelle erano loro, quelle Era, avevano. mi fa sentire una pastorale. Ma quella era semplicissima. Così via, Si ripeteva sempre si così. ripeteva. Questa Este era proprio da di loro. Natale, da loro, dalla loro famiglia. Sì, da loro ce n'erano due, quelle erano sicure, però dopo le altre non saprei se sono proprio da loro. Sì. Questa era una, poi ce n'era un'altra, però questa l'ho sentita anche in tante
anche a Spirano e in altri concerti. Questa l'ho sentita ancora. Poi l'avevo sentita anche un pezzo da organo, non so da dove l'avesse ricavata. Poi ce n'era un altro che faceva. Poi ne avevo così strimpellate alcune io, ma però questi qui hanno già una base, come si chiama, già costruita. Per esempio il Carnevale di Venezia, che faceva. Ha mai avuto lei le campanelle di vetro? No, quelle non le ho mai avute. No, no. C'era, loro avevano una specie di xilofonino con delle piastrine. Sì. Le chiamavano campanine, le chiamavano in altre Non lo maniere. so. Lui la chiamava cimbali, però Cimbali. non lo so se c'era essere il nome più o meno Cimbali, appropriato. Non lo sì. so. E suonava la ligressa qua. Sempre dall'ingresso. La E ligressa. questo era bellissimo perché suonavano spesso. Alla vigilia delle solennità suonavano prima, sarebbe stato alle 3 l'orario canonico che cominciano i vespri della solennità, ma per praticità si faceva a mezzogiorno. Si cominciava un bel 20 minuti prima a suonare le allegrezze e poi quei canti intonati alla festività, se era la Madonna. Sì. Ecco. A mezzogiorno poi si suonava, come dicono loro, alla romana. Ed era spettacolo perché si partiva, si staccava il campanone, si lasciava scendere a intervalli, poi con due, una alterna all'altra, poi con tre, poi con quattro, poi con cinque. Intanto continuava con le restanti a fare allegrezza. Si tirava la romana, la si faceva dalla cima del campanile, però. Si Ma stava. si accordavano loro perché erano molto affiatati. Stava su solo quello che suonava allegrezza. E mano a mano E sganciava. lui sganciava, loro vedevano che si sganciava, tiravano in piedi e Tirava. dal Che di sotto andavano avanti, erano sintonizzati bene. melodie facevano quando suonava la romana qua con la tastiera? Dunque, io ne ho fotografate alcune, ma dunque si partiva il campanone, mancava più, allora si faceva. Poi mancava un'altra, si ne faceva un'altra. Poi ne mancava ancora una e se ne faceva. Poi si faceva anche con tre. E dopo si arrivava sulle più piccoline. Dopo se ne erano sganciate cinque, Sì. quelli tanti facevano le Sì, scale, sì. eh? Ci andavano avanti a suonare Le imperterriti. scale lì si facevano al botto. Sì, Tin-tan, tiram, tiro, tiram, tiro. tiro. Spettacolo. E Sì, intanto le intanto si piccoline si faceva. cantavano. Quando suonavano le tre piccole, le scale andavano o aspettavano che No, finivano no, le tre no, andavano piccole? imperterriti Quindi si senza. sentiva Indipendentemente dal carillon andavano, era bellissimo, sa. Tanti si approntavano
alla porta, alla finestra per sentire. Era bello, bello, si faceva di frequente. Sono delle altre allegrezze così che si ricorda. Poi c'erano quelle dai funeralini. Allegrezze, Sì, a cioè proprio allegrezze per i per funeralini, le diceva. funeralini erano malinconiche. Aspetta, eh. Queste venivano fatte su cinque campane, non Sulle su quattro otto. si escludeva la tonica sulle Quindi si quattro. agganciavano quelle quattro lì e Sì, basta. solo quelle. E quando si suonavano? Prima del Si funerale? faceva l'avviso prima del funerale, poi si suonavano mentre arrivavano alla chiesa e poi quando portavano al cimitero. Che però, mentre arrivavano alla chiesa, si faceva l'avviso da lontano, poi si suonava una campana d'accompagnamento, era il là. Suonava questo a intervalli. Era la campana da morto, la terza delle piccole. La terza delle piccole, mentre invece per gli adulti era la terza delle grosse. Eh sì. Perché per i funerali si suonavano le quattro escludendo la tonica, ma non si faceva concerto. Poi si usava il re, la seconda, da accompagnamento, sia quando entravano e uscivano da chiesa per al cimitero. Mentre invece quando muore qualcuno si usa suonare, si chiama da noi l'agonia, che quella viene usata con una terza. E in tempi non proprio antichi, antichi, mi diceva lui che quando si sapeva che uno era in agonia, pur non fosse morto, si dava il cenno con la campana, perché si invitava tutta la comunità a pregare, perché era il periodo in cui come si decideva la salvezza eterna e tutti erano impegnati a pregare, poi per tanti motivi, tanti morivano fuori, morivano di improvviso, non si poteva più suonare l'agonia, allora si suona dopo che è morto. Dopo che è morto si suona l'agonia. Sì, Si fa ancora l'agonia si adesso? fa ancora. Si fa ancora? Sì, questa si fa Quando si ancora. annuncia, sì. Mentre in altre parti, anche non tanto lontani da qui, si suona la campana grossa per quando muore qualcuno. Lei è andato a suonare anche in altri campanili in giro, no? Oltre a Sì, ma da Palosco. ragazzetto andavo spesso, andavo Mornico, Calcinate, Bolgheri, Tregate, Brumello, Chiuduno, poi dove? E poi non so, adesso quelli andavo di sovente, dopo gli altri in modo molto occasionale. È andato a Palazzolo qualche Sì, volta sempre, anche. ci lavoravo lì, andavo parecchio, andavo Ma lì ha sempre. conosciuto anche campanari del Sì, posto? Andrea si chiamava, Dove come lui, a questo? A Palazzolo. Palazzolo. Sì, però deve essere deceduto già da... Dunque, io ho lavorato fino all'83, era già morto da un po', saranno quasi un 40 anni. Di Telgate erano i Tensi, erano due fratelli, ultimamente erano due fratelli e due cugini, che però loro erano tutta una famiglia. Di campanari, dice. Sì, anche le sorelle di questi suonavano tale e quale come loro. C'è un repertorio proprio Sì, loro. erano molto forti. Di E lei ha conosciuto qualche campanaro di Calcinate, per caso? vista, ma non di Mai di nome, persona. poveretto, no, Mai di di persona. nome no. Quello di Mornico, sì, era un Pedroni Giacomo, quello me lo ricordo. Pensi, da ragazzetti si curiosava. Poveretto, lui aveva una ciste, la Sulla testa, testa. allora non facevano gli interventi, non dava fastidio. E noi pensavamo che avesse preso il battacchio di una campana in testa. Che stupidi. Sai, quando uno è piccolo è così, Quando si quindi era piccoli. è normale. E concerti della zona erano belli, belle campane da andare in giro a suonare. Chiuduno è ancora un bel concertone, è stato girato più volte, però è un bel concertone, bellissimo. Le suonate che facevano
I campanari qua, lei le imparava a orecchio, li guardava suonare. Sentivo più Erano che gelosi altro. E loro? sì, un po' gelosetti tutti. Sì. Questi no, poverini, erano bravi. E Questi io erano. tre era geloso. Sì, in giro si erano gelosi, Sì. tanto. Ma ti lasciavano salire, non ti Sì. lasciavano? Beh, devo dire la verità. Con questi ho fatto brutto e cattivo e bello tempo come volevo. Ah. Da noi si suonavano anche le intemperie, quando c'erano i temporali brutti con le nubi minacciose di grandine, si suonava e poi l'arciprete aspergeva, aveva il rituale per le intemperie, veramente, adesso è tutto andato perso. E quando c'era il papà, quello anziano, avevamo soggezione, si stava giù, lì alla base a suonare. Si suonavano le campane a salto, cioè non si tiravano i piedi, si suonava la prima, la terza, la quinta, poi si lasciavano placare quelle, poi si suonava la seconda, la quarta, la sesta, si lasciavano placare anche quelle, poi si suonava la quarta, la sesta e l'ottava, poi anche a rovescio. Ma se c'era il figlio del campanaro, avevamo più confidenza, si raccontavano stupidaggini, e noi diciamo, suoniamo noi! Bene, io vado a casa, ho lasciato aperta la finestra, qualcosa, poi chiudete e uscite dalla chiesa. Via sul campanile! Sul campanile! Entravano le saette, era un disastro! E noi ci piaceva un mondo! Erano cose terribili. Poi arrivavo allagato come un pulcino, pane e rimproveri per tutti. Mamma mia. Quando c'era la tempesta, allora si suonava a salto prima, terza, quinta, Sì, seconda, quarta, esatto. sesta. Si partiva dalla piccolina. Sì, vediamo. Beh, chiamiamolo dalla prima, la terza e la quinta. E poi Si lasciavano suonare, tin-ta-ta-tin-ta-ta. dondolare finché rallentavano. Ah, dondolo. Sì, a Non si dondolo, tiravano. Ah, non in ok. piedi, no, Ah, ok. a dondolo. Quando si erano fermate quelle, o quasi fermate, si Sì. partiva seconda, quarta, sesta. Rallentate quelle, si riprendeva. Terza, quinta, settima. Rallentate quelle, si prendeva quarta, sesta e ottava. E se aumentava il temporale si Si suonava. suonava tutte. Si suonava tutte. E se poi Beh, grandinava ancora, insomma. cioè, se la prendeva col parroco perché non aveva E asperso. l'aspersione avveniva in chiesa o andava sui Sulla porta campi? della chiesa. Ah, ecco. Usciva dal portone, affrontava le bufere, leggeva e c'erano. Come si chiamavano? Tutti i rituali delle benedizioni. Sa che si benediva tutto una volta. Si benediva l'arato, si benediva il cavallo, si benediva tutto quello che serviva. E Certo. c'era anche quel rituale dell'aspersione delle Qui intemperie. c'è un campanile a 5 anche in paese. Dunque, ce n'è uno alla frazione Torre Passer, a Ah. piccolino, piccoline da 5. Ma è a mano quello lì. Sì, tutto a mano, anche la tastierina. Per ora non funziona, non celebrano più. Prima c'era tutte le domeniche la messa, ora la fanno solo alla ricorrenza della festa, che è il 24 settembre, la Mercedes, la Madonna della Mercedes, Una volta che all'anno. sì, che per ora spostano al sabato più vicino, più prossimo. Ho capito, ho capito. Tutto. Lei ha mai suonato a 5? Sì, Sì. anche qui si suonavano a 5. Le solennità forti erano 8. Poi Sì. c'erano le solennità, per esempio San Giuseppe, San Pietro, quelle si suonavano a 5. Ci sono delle allegrezze a 5 campane, No, l'allegrezza era sempre a 8, allora. però si suonavano a concerto solo a 5, si tiravano in piedi 5 soltanto. Si faceva la scala, si incrociava, ma era abbastanza complessivo anche a 5. Sì, c'era un bel repertorio. E per i battesimi si suonava? Allora, originariamente si suonava da allegrezza. Sì. C'erano però le classi allora, c'era di prima classe, di seconda e di terza classe. Allora, da allegrezza era il battesimo normale di seconda classe. Di prima classe invece si suonavano a concerto, si tiravano in piedi. Hanno l'allegrezza ma a concerto. Sì, la terza classe invece si suonava allegrezza solo 5. Poi ce n'erano tante, ancora di melodie all'allegrezza 8. Ognuno aveva le sue particolari, non sono riuscito a. Insomma, cioè,
ce n'erano altre ancora che si sentono qua in giro, però non erano le nostre, che ma non so che da dove sono state estratte. E come erano, si ricorda un po'? Dunque, la sigla era sempre la solita. Facevo. Così, poi ce Di n'erano. da che paese veniva questa qua? Dunque, da Chiuduno forse, o Grumello, se non ricordo. Poi la suonavano anche qui, però. Perché rubavano giù la Eh suonata. sì, se le rubavano, però non erano farina del loro sacco. Poi ce n'erano altre. Porca miseria. A volte mi vengono, a volte poi mi scappano. Quando erano quelle. Ma questa era tanto monotona. Ma questa parola sono tutte, sono quelle. Questa qui veniva da qua, da Paroscu, la facevano anche in giro, La questa stessa qua. facevano in giro, però l'ho sentita ancora anche qui. E dopo ce n'era un'altra. Questa era ancora da Mormico? Da dove veniva questa No, qua? a No. Mornico ne avevano solo 5, sono state messe dopo Questa qua veniva da Chiuduno, questa qui, per 8. esempio. Penso di Da sì, Chiuduno penso di sì. Poi ce n'erano tante a tempo di valzer. veniva. Ah, ballabili. Sì, però erano state proibite. Ah. Sì, dal vescovo, perché temevano che si inquinassero con le sonate liturgiche Questo vescovo di Brescia, di Bergamo. parliamo di Brescia o Quello di Bergamo? Bergamo aveva proprio esposto tutto, Ma qui da quando è diocesi di Brescia? sempre dal 1200. Quindi, ma questa proibizione veniva dal vescovo di Bergamo o di Quella di Brescia? Bergamo sono sicuro che c'era. Quindi questa sua... i valzer... Ho capito, Sì, perciò noi qui non le abbiamo mai suonate, ma c'erano dei bellissimi valzer. Io li andavo a sbirciare, erano bellissimi, però non sono riuscito a recuperarli. Erano ma bellissimi, poi siccome erano tanti, uno era più bello dell'altro, non riuscivi mai a memorizzarne uno, poi venivo a casa e mi è sfuggito. E purtroppo non ho neanche orecchio tanto per... È così, è andata così. Mio fratello, sì, lui suonava nella banda musicale di Palazzolo, sì, anche il nipote figlio di una mia sorella, loro sono più orecchiabili, io purtroppo sono così. I miei, che non hanno mai lavorato nel frastuono, erano tutti mezzi sordastri. Erano contadini i suoi. No, erano di origine, non erano di qui, venivano della Romagna, mi sembra, ma tante generazioni da dietro, e facevano muratori. Però in inverno non lavoravano allora i muratori, e Certo. quindi avevano tutti un pezzo di campo. Di campo. Lavoravano un po' la terra, Sì, così. lavoravano anche la terra. Ha capito, capito. Perché, e poi andavano parecchio, sono andati parecchio in Svizzera, sempre come muratori. La famiglia qua aveva un soprannome. Dunque, sì, mio nonno lo chiamavano Stinco, perché sembrava che avesse appena tolto l'armatura. Sì, gli altri no, non avevano, Avevano così. solo mio nonno, gli altri non avevano dei soprannomi particolari. Si ricorda il nome degli altri campanari che suonavano con lei, oltre a Lugo. Questi erano i due ufficiali, Ufficiali, certo. eh. Poi c'era un Beppe Signorelli,
che era il calzolaio, anche lui veniva spesso a suonare, è morto anche quello, poveretto. Beppe è morto a 70 anni giusti. Dopo c'era il sagrista, anche lui suonava d'allegrezza, perché i campanari, c'era un sistema un po' perverso, i campanari intervenivano solo nelle solennità, quando c'erano funerali, messe solenni da suonare, solennità. I suoni ordinari, l'Ave Maria del mattino e della sera, le messe feriali, quelle le suonava il sagrista, così non tenevano eccessivamente impegnato il campanaro. E anche lui si sbizzarriva tanto a suonare d'allegrezza. Quando c'erano le vigilie delle feste, allora lui andava su lui a suonare d'allegrezza. Ah, suonava anche lui. Come Sì, era bravissimo anche lui in queste. si chiamava? Prandini Francesco, classe 1909, ed è morto nel 90. Era in gamba, oltre a sagrista, era bravissimo nell'addobbare, acrobatico, girava i cornicioni, mamma mia, era un fattotum. E lui, anche lui era provetto nel suonare, sì, quello sì, era in gamba. Difatti lui andava, perché per otto ci volevano parecchie persone, allora quando interveniva anche lui, sì, si inseriva Gli pienamente, piaceva. mi Si piaceva. tirava in piedi per un bel po', mezz'oretta, un'ora, quando si tirava in Ah, piedi. dunque, no, no, no. Quando si tiravano in piedi si facevano 10-12 minuti. Poi si mollava, poi si suonava la seconda volta, perché si suonava due volte all'ora e alla mezz'ora prima della funzione. Questo sempre, messe solenni, vespri solenni, sempre due volte. Anche i funerali erano due volte, però quelle non si tiravano in piedi, si suonavano a dondolo. E invece quando c'erano le vigilie alla sera, anche a mezzogiorno, allora si suonava parecchio, si cominciava a staccarne una, due, tre, si andava avanti un 20 minuti tranquilli. Quanto si suonava d'allegrezza quando si andava su, più o meno? Dunque, se erano battesimi, la durata di un battesimo, quasi una mezz'ora. Ecco, si suonava durante la cerimonia? Sì, Ah, solo ecco. durante la cerimonia. Solo durante la cerimonia. Adesso hanno preso l'abitudine di fare una strimpellata d'allegrezza quando dicono che è nato un bimbo. Però allora questo non lo digerivano, perché si suonava l'allegrezza quando veniva battezzato, che veniva a far parte della famiglia, della parrocchia, della chiesa. E non perché è nato. Era tutti quei piccoli cavilli lì. Beh, a me piaceva un po', pace a tempi passati non tornano più. Perché però la passione c'è sempre di suonare. Ma poi sono stato abbastanza staccato per un bel po', poi sono casualmente capitato al bando al Santuario Madonna delle Rose, mi è venuto spontaneo andare lì e Ah, dai, bene. beva se no secca la gola. Anche io.